24 giugno, oggi sono successe un sacco di cose, non è successo niente, siamo stati in viaggio tutto il giorno, sarò completamente al buio, non lo so. Oggi abbiamo visto le caverne, abbiamo preso un treno, poi un altro pullman, poi c'è un treno e due pullman per una caverna, altri due pullman, un'altra caverna. No, cioè, poi un pullman e un treno. Sono passato talmente tanto tempo sui mezzi che non mi ricordo bene su quali mezzi sono stato. Non ho più soldi nel portafoglio, ma cioè, più triste che ho speso più qua. Cioè, ho speso più per la borsa in aeroporto che per mangiare questi 4 giorni. Triste, eh? Hai mangiato bene? Non ho mangiato, sai, 1,50 euro al supermercato. Sono stanco, sono sempre stanco. Ho dormito in un albergo ieri, poi questa sera sembra un altro albergo. Paga Maria. Oh, oggi ce l'ho finalmente fatta fare la cacca. Era da un sacco che non facevo la cacca. Siamo stanchi sempre. Non mi viene in mente fondamentalmente nient'altro. Ho scritto mamma, ho venduto degli oggetti su eBay. Domani vediamo un altro castello, poi torniamo all'università da lei. Sono stanco, stanco. Tutto qui. Ciao, ciao. No, però aspetta, no. Non ho detto niente, devo dire qualcosa di me stesso. Sì, sono convinto della scelta che ho fatto, di Maria, di non avere qualcosa di serio, perché sì, sto bene, però è solo un stare bene di comodo, non è un sentire per lei qualcosa di serio, di vero, dire oddio, l'amo. Non, purtroppo mi spiace, perché sarebbe bello avere un sentimento del genere, ricambiare un sentimento del genere, ma non lo sento. Fanno male i piedi, le scarpe che ho sono sfasciate, le suole dentro sono sfasciate, no, le solette sono sfasciate, non lo so più. Sono passati già 3 giorni, sembra, è passato così in fretta. Tornerò alla vita di sempre e poi ne riparliamo a settembre.